credo che qualunque candidato abbia fatto contro Roberto Di Piazza, che non dimentichiamolo, è un recordman assoluto. Quindi la città che voleva il cambiamento si è fatta sentire. Poi attorno a Roberto Di Piazza c'è una simpatia e un effetto che vanno oltre la politica. E quindi credo che questa sia stata la ricetta del suo successo, ma devo dire, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno appoggiato, anche chi nel primo turno si era presentato separato. L'astensionismo è andato più a vantaggio di Piazza o più a vantaggio suo, secondo me? Studieremo la cosa, credo abbia danneggiato tutti, perché è un danno per la politica. Ci vediamo dopo all'interno. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti. Intanto chiedo scusa a tutti e a tutti i giornalisti, ma purtroppo c'erano un po' di situazioni complicate, per cui vi ho fatto aspettare, che non è mia abitudine. Allora è contento, immagino. Lei cosa dice? Se l'aspettava. Beh, guardate, perché c'è stato un testa a testa. Un'emozione così forte con la mia città non l'avevo mai provata. 4 mandati, uno a Muggia, poi sono uno dei pochi sindaci di centrodestra che ha portato avanti la bandiera in Italia. Insomma, obiettivamente una gran bella soddisfazione. Ha temuto all'inizio quando sembrava ci fosse un testa a testa? Beh, ho sempre osato nella mia vita e ho sempre vinto. Dopo naturalmente si può anche perdere, ma però non avevo grandi ansie, nel senso che avevamo 16 punti al primo turno, non sono pochi. Grazie. Sindaco, adesso l'aspetta. Ma io non capisco perché mi chiedete sempre la bassa affluenza. Cioè, è l'affluenza di sempre. Cioè, nel senso, al secondo turno c'è sempre stata meno affluenza che al primo turno. Normale. Sindaco, per la quinta volta, è un record. Credo. Sì. Mi ha telefonato tutti, da Matteo Salvini alla Giorgia Meloni a Berlusconi, insomma, sai quelle cose che oggi sono un po' l'eroe del centrodestra. Ma cosa le hanno me l'hanno detto loro, non l'ho detto io, che sia chiaro. È l'unico che ha vinto, il esatto. Sinistra ha vinto ovunque. Che significato c'è? Beh, ricominciamo da Trieste, eh? Allora, ricominciamo, dove è il mio presidente? Ricominciamo da Trieste, insomma. Presidente Pedriga. Ricominciamo da Trieste. Beh, insomma, sai, sembra una grande soddisfazione, no? Vincere anche per portare avanti un momento della città straordinario. Porto Vecchio, Porto Nuovo, abbiamo tantissime risorse del PNR, e allora ripartire domani mattina è una cosa buona per la città, perché qualsiasi giunta nuova avrebbe dovuto rodarsi, aspettare, perdere non un anno ma 6 mesi sicuro. La vittoria della continuità. È un clima difficile, veramente difficile, che noi non siamo abituati a Trieste. Grazie. Ora, come ci si pone di fronte anche a questa vicenda che coinvolge i portuali e le manifestazioni di oggi? No, i portuali mi sembra che erano già usciti, perché li avevo incontrati l'altro giorno. Mi sembra piuttosto che siano i Novax quelli che sono intervenuti oggi in questa fase. Per cui adesso speriamo che non succedano altri incidenti. La cosa più importante per me è che non ci siano incidenti. Dopo, ognuno di noi può manifestare, perché viviamo in una democrazia. Basso. Però gli incidenti no. Ha approvato il numero di stamattina? Per dire la verità, visto che c'erano le elezioni, proprio non potevo approvarlo sicuramente. Insomma, no? Se proprio devo fare una cosa. Ho detto che sicuramente, però dopo la questura e la prefettura avranno preso delle decisioni. Io ho detto che sto con la polizia, perché io sono per l'ordine. Dopo 20 anni che faccio sindaco si ricorda che ancora nulla sulla pedina penale, e non è da poco in Italia. Sindaco, TG2 in diretta può venire al volo? Sì, arrivo. Grazie, stanno per chiudere. Sì. Battuta soltanto al volo proprio. Sono con voi. Okay. Robi qua, Robi. Grazie a tutti.
Complimenti. Grazie a tutti, grazie della vostra presenza. Non avevo tutti i sindaci che ho